Sto andando da Valentina e Matteo. Oggi Lipsia sembra il deserto. Fa caldo e non c'è veramente nessuno qua alla fermata. Neanche un tram. Scherzavo, è arrivato adesso. Piccola spiegazione, il baracchino qui dietro di me è il posto dove cambiano gli autisti e quando qui si cambia l'autista, questa fermata, praticamente hanno l'ufficetto per magari sedersi, se hanno magari la pausa da fare o in attesa, magari tra un tram e l'altro quando hanno solo 20 minuti d'attesa. C'è un lavandino, un tavolino, nient'altro. Qui in Germania alle volte vanno di moda a fare i muretti così, con delle rocce magari rotte che vengono tagliate nella misura giusta e una rete di metallica. Non sarà bellissimo, ma in effetti è molto pratica come cosa e soprattutto costa poco. Tra l'altro questo pezzo di strada è tutto pieno di villette, mentre nella nostra zona ci sono solo palazzoni brutti, qui ci sono villette molto carine a schiera. Ma oggi dobbiamo rispondere alle domande. Dopo mi troverò con Valentina e Matteo, che esce da scuola. Cominceremo con alcune domande. Intanto vi ringrazio perché ce ne avete fatte parecchie e anche molto interessanti. Dai Matticino, vai a prendere la bici. Come mi metti lo zaino? Allora appoggi qua, ci mettiamo un attimo qua e giriamo la prima domanda del video, ok? Vai, vai, qua. Matte, dove stai andando? A prendere la bici. E le chiavi? E la testa? Ti voglio bene, Matte. Sì, sei bellissimo, lo sai? Com'è andata a scuola? Bene, te? Io non sono andato a lavoro e neanche a scuola. Allora, ragazzi, rispondiamo alla prima domanda. Mi è stato chiesto, in quanto abitante, ex abitante di Biella, è nato a Biella, mi hanno chiesto se consiglio a qualcuno di andare a vivere a Biella. Io ripeterei Biella ancora una volta, hai detto tipo... Biella, 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 Biella. No, allora, innanzitutto sono un po' la persona sbagliata per parlare di questa cosa, visto che io me ne sono andato. Però ammetto che Biella ha anche i suoi lati positivi rispetto a tante altre città. Tra questi ci metterei sicuramente il fatto che è una città tranquilla, dove si vive relativamente bene, quindi non c'è troppo casino, non c'è troppo traffico. Si gira bene anche a piedi, se uno abita in città comunque è tutto abbastanza vicino, quindi si può anche fare a meno della macchina volendo. E ovviamente, come ho detto prima, anche gli spostamenti in macchina non sono così lunghi rispetto, magari, non so, fare le stesse tratte a Torino, a Milano o in altre grandi città. Un altro grosso vantaggio, secondo me fondamentale per chi arriva da fuori, un po' meno per chi magari c'è nato, è il fatto che le case te le regalano, quasi costano niente. Sia gli affitti che le case da acquistare sono veramente a buon mercato. Un altro lato positivo potrebbe essere il verde, il fatto che comunque sia, e che pur essendo comunque una città piccola è abbastanza nel centro della pianura, quasi nel centro della pianura padana, non proprio al centro, però comunque hai vicino posti strategici come Torino e Milano, hai vicino la Liguria che non è tanto lontana, quindi anche il mare, la Val d'Aosta non è lontana. Però ci sono ovviamente anche dei contro. Il primo tra questi direi che è il fatto che è un territorio un po' in declino, la popolazione quindi sta calando, ci sono tanti anziani che rimangono perché molti giovani emigrano e quindi anche a livello economico non è così fantastico. Soffro un po' dei problemi dell'Italia, ecco, da questo punto di vista. E un'altra lamentela che abbiamo da tanti biellesi è che non ci sono grandi divertimenti, essendo comunque una zona con tanti anziani. E quindi se si vogliono cercare locali, pub, discoteche magari un po' più frequentate, bisogna andare nelle grandi città intorno, Torino, Milano. Questo è quanto, però ovviamente poi fai tu le tue valutazioni. E tu cosa dici, Vale? Io non sono nata a Biella, però l'ho conosciuta quando mi sono messa con Roberto tanti anni fa e me ne sono innamorata. A me Biella piace un sacco, è una città tranquilla, una città verde, una città in cui si sta veramente bene. Fosse per me e ci fosse lavoro, io vivrei a Biella. Ma quindi, Vale, ti sei innamorata del biellese o del biellese? Ma di entrambi. Sarà meglio. Anche se ovviamente il mio cuore è torinese, ovvio. Ma tu cosa mangi, Matte? Cavanossi. Matteo si fa sempre il pranzo e poi avanza gran parte della roba. Si mette un sacco di mela, me l'ha fatto salame. Me l'ha fatto tagliare al mattino e poi l'ha lasciata tutta lì. Vai, Vale, esperta di Germania e di Lipsia, scelgo te.
Allora, partendo dal presupposto che a me Lipsia non piace, quindi la sconsiglio, se proprio ti interessa il territorio, allora è verde, sicuramente c'è tanto verde, ci sono tanti parchi. Guarda dietro di te. Ci sono dei laghi qui intorno, quindi se vuoi, se ami la natura, se ti piace passare giornate in mezzo alla natura, i laghi anche possono essere una buona opzione. Escursionismo, sì, ci sono comunque dei percorsi, noi non siamo esperti, non è che andiamo a fare escursionismo in mezzo alla natura. Piccola cosa che ci siamo dimenticati di dire, la Svizzera Sassone è un ottimo posto per fare passeggiate, escursionismo. Ti faccio vedere una piccola clip di un video di quando ci siamo stati anni e anni fa. Che bello però. La Svizzera Sassone è un territorio che si trova tra Repubblica Ceca e confine qui con la Sassonia. È una zona protetta ed è ricca di gole, depressioni, canyon di verde e di castelli e di fortificazioni belle da vedere. C'è tutta una serie di percorsi. Noi stiamo facendo il primo e in totale sono circa 115 km di percorsi che si possono fare. Però sì, ci sono le montagne non sono lontane, ci sono comunque dei percorsi, basta informarsi, ci sono. Posso aggiungere qualcosa? Prego. Ci sono anche un sacco di parchi dentro la città, quindi anche senza uscire c'è anche molto da camminare volendo, proprio in mezzo alla natura. Spesso sono collegati anche tra di loro e quindi si può anche passare da un parco all'altro all'interno della città, e c'è tanto da camminare volendo, ci sono tante zone, tanti sentieri, però la montagna non è così vicina e così comoda, non è come il nord Italia. Beh, no. Però forse sì, lontano, però. 2 ore di macchina, dai, andiamo da Cofolando. Marte, dove si va adesso? A prendere un bel latino. Bravo Marte. Ciao Folando. Buono questo cornetto. Mamma si carica! Com'è il cornetto? Rinfrescante? Che vento tra ieri e oggi! Ma oggi forse ancora di più, non so se si sentirà quello che dico. Allora, rispondiamo a un'altra domanda che è della stessa persona che ci ha chiesto sull'eventuale trasferimento a Lipsia e su come era messa a livello di verde e di hiking. Grazie Roberto per il video utile, ho un'offerta a Lipsia per 93.000 lordi. Come manager lascerei un buon posto fisso nello stato a Roma che paga circa 2.900 netti al mese. Roma però mi fa quanto schifo, ahimè, vale la pena, lo faresti? Allora, premesso che io non conosco la tua situazione, ovvero se sei da solo, se stai con qualcuno, se hai figli, che lavoro fa eventualmente tua moglie. Però a livello di soldi ti direi di sì, perché facendo un piccolo conto su un calcolatore ti verrebbero all'incirca 4.000 euro al mese, poco più di 4.000 euro al mese. Sarebbe un pochino di più, ma conta che oltre a questo qui gli affitti sono molto più economici che a Roma e la qualità della vita è nettamente migliore. Certo, Roma è più bella, però come clima, criminalità, verde, tranquillità, mezzi di trasporto, anche il rapporto qualità-costo della vita, tutto vince Lipsia. E poi secondo me, altra cosa buona, ti fai un'esperienza all'estero. Al limite se poi ti stufi, fai sempre in tempo a tornare. Vale dice che questi quadri qua sono un po' tutti uguali in effetti. Però dai, sono colorati. Marte, cos'hai preso? L'ho preso. Questo. Come si chiama? Si chiama Schweinsohren. Schweinohr. Sarebbe l'orecchio del maiale. No, ma no, no, non sono letteralmente un dolce, è Marte. Dolce, Marte, dai. Caffettino e croissantino. Allora, Paolo Channel, ciao Paolo, grazie per la domanda. Ci chiede, prossimo viaggio, in quale parte del mondo? Allora Paolino, ci piacerebbe tanto in tante parti del mondo, ma per adesso rimaniamo in Europa. Ad ottobre andiamo in Albania, abbiamo una settimana di ferie in concomitanza del compleanno di Roberto e del nostro primo anniversario di matrimonio, quindi abbiamo prenotato Tirana e poi pensavamo di insomma visitare un pochino i dintorni, vediamo. Anche se comunque un sogno nel cassetto, anzi due, sarebbero gli Stati Uniti e il Giappone. Prima o poi ce la faremo. È un posto al sole ancora? Ci sarà. Che entusiasmo, Vale. Sì, non ho mai amato molto un posto al sole, scusate. Aspetta allora, che ci mettiamo meglio.
Allora, Davide Tomaino ci chiede: cosa ne pensiamo del sistema scolastico tedesco? Domanda interessante. Vuoi iniziare tu? Sicuramente ci sono pro e contro. Pro, mi piace molto il fatto che qui fanno tante attività pratiche. Cioè, da noi in Italia, per esempio, si studia tantissimo, ma non fanno esperienze. Qui, per esempio, l'altro anno hanno fatto il circo, è venuto un circo, gli hanno insegnato a fare le varie attività circensi, c'era il gruppo dei pagliacci, il gruppo degli acrobati, il gruppo dei... è stato bellissimo. La gita di 4 giorni che hanno fatto nei dintorni di Lipsia, sì, comunque in un agriturismo, con esperienze varie, tra cui incontro con gli alpaca, barbecue nel bosco di notte. Bellissimo comunque. Quest'anno hanno in programma un'esperienza con l'azienda di trasporti, probabilmente gli spiegano come si guidano i tram, non lo so, quelle cose lì. E poi una gita, ma questa è solo per 25 bambini di tutte le terze e quarte, una gita di più giorni in montagna dove gli insegnano a sciare. Sì, non è una gita, è praticamente una specie di corso, però è solo per 25 bambini, però comunque è anche un costo importante, quindi presumo che non tutti andranno, non tutti si candideranno. E tra l'altro dicono che se saranno più di 25, come probabilmente sarà, estrarranno sorte i partecipanti, i fortunati che potranno andare. Noi sicuramente incoraggiamo Matteo a farle le esperienze, quindi l'abbiamo inserito nella lista, quindi vedremo. E un'altra cosa, potrei dire tra i contro, stavolta faccio io quello il bastian contrario. Oh, finalmente. Forse si studia un po' meno. Vero. E il discorso che comunque sì, i bambini studiano molto molto meno che da noi. Per esempio la storia in Italia si fa alle elementari, alle medie e poi alle superiori di nuovo, sempre più approfonditamente man mano. E qui per esempio non la fanno, la fanno una volta sola, e quindi di base penso che a livello culturale la nostra scuola dia comunque un buon livello. Sono pienamente d'accordo. Però c'è da dire che manca tutta la parte pratica, mancano le esperienze, mancano le passeggiate nel bosco, che sono fatte molto molto meno rispetto che qua. Ti do altri consigli, visto che tu hai, forse mi sembra, 2 bambini, adesso hai avuto la seconda. E comunque hai bambini piccoli. L'asilo, per esempio, rispetto all'Italia, è aperto tutto l'anno, e questa è una grandissima cosa, un grandissimo punto a favore. La scuola, anche rispetto all'Italia, ha praticamente la possibilità di tenere i bambini tutto l'anno, anche quando sono chiuse. E poi comunque le ferie sono spalmate più durante l'anno. E questo è un grosso vantaggio, perché Matteo è iniziato da poco, a ottobre avrà altre 2 settimane, a febbraio altre 2 settimane, Natale, una settimana Pasqua. Natale, una settimana Pasqua, poi altre... E poi si ricomincia con l'estate e di nuovo tutto il giro. Una cosa che però ad esempio non mi piace è che almeno nella nostra classe non c'è comunicazione fra genitori, genitori insegnanti, c'è un gruppo WhatsApp, però è abbastanza inutile. Sì, poi sarà, dipende anche dai quartieri, noi siamo in un quartiere particolarmente eterogeneo, ecco. Multietnico. Multietnico, periferico, quindi qui ci sono tanti stranieri, noi compresi. Certo. E quindi anche nella classe di Matteo, facendo un conto, ci sono quasi il 50% di stranieri. Mentre in altri quartieri, confrontandomi con alcuni miei colleghi, la percentuale si abbassa un po'. Però ad esempio trovo anche, ad esempio, l'insegnante, se tu vuoi parlare con l'insegnante devi prendere appuntamento, cioè tu non puoi andare al mattino prima della lezione. No, è vietato, è vietatissimo. A disturbare l'insegnante, perché... Da una parte ha il suo vantaggio, che se tutti andassero a parlare prima della lezione e la tengono l'insegnante 20 minuti, la lezione non inizia o inizia in ritardo. Dall'altra però mi rendo conto che anche magari chiedere una cosa sia più complicata. Sì, e ma quindi... manco fosse il Papa, signori, cioè vabbè. Ma qui gli insegnanti sono pochissimi, contati, ecco, quello è un altro punto a sfavore. Pochi insegnanti e si ammalano spesso. Tra l'altro avevo visto un articolo sul giornale che ne parlava, speriamo che non mi ribalti la camera, lo sovento, che diceva appunto che gli insegnanti sono già pochi e si ammalano più frequentemente che altri lavoratori, ecco. Ok. Probabilmente questo anche per il fatto che sono tanto stressati, hanno un bel carico di lavoro e magari col fatto che non sono facilmente sostituibili, alle volte fanno un pochino anche i furbi qualcuno. Non tutti, ma molti. E boh, comunque spero che ti troverai bene col sistema tedesco, non è comunque male. Ecco. Sono rigidi, molto rigidi, però... Però tante cose funzionano anche bene. Allora, altra domanda interessante è: un esempio di prodotto che per voi ha subito l'inflazione maggiore in Germania? Allora, premesso che è un po' difficile rispondere, comunque lo faccio io, visto che lavoro in un supermercato e quindi vedo quotidianamente gli aumenti. Diciamo che è aumentato un po' tutto, ma se dovessi dire qualcosa in particolare, potrei dire i prodotti legati all'energia, quindi non so, il gelato. Sono aumentate anche tanto anche alcune frutta, alcuni tipi di verdura,
E ho chiesto la stessa cosa anche al mio collega e lui mi diceva, non so, magari le batterie. Ci ha pensato anche lui, perché comunque non è una domanda facile. Però sì, di base è aumentato un pochino tutto. Anche le sigarette sono aumentate parecchio, devo dire, che hanno messo il turbo. Quelle le vedo, molte sono passate da 8 euro, non so, 8,50 euro, o da 7,60 euro, 8,40 euro. Una cosa particolare che potrei dire, che è veramente esploso il prezzo negli ultimi tempi, che è il succo d'arancia. Il succo d'arancia veramente costa tantissimo. Adesso se lo prendi anche di qualità con una buona percentuale di arancia, lo paghi anche 3 euro una bottiglia di succo d'arancia. Siamo molto uguali. Allora, altra domanda. Aspetta che prendo il cellulare delle domande. Vai. C'è un aspetto del vostro carattere che identificate come molto tedesco? Allora, comincia tu, dai, prima le Allora, donne. forse la puntualità. Io detesto il ritardo, detesto arrivare in ritardo, e soprattutto se ho un appuntamento, piuttosto parto un'ora prima, poi aspetto in zona. Ma devi arrivare Devo arrivare puntuale. puntuale perché sennò mi viene nervoso, Ecco, su veramente. questo devo dire che gli italiani. Io sono più italiano da questo punto di vista, Decisamente. però ho visto tanta gente in Italia che fa peggio di me, ma molto peggio, roba che arriva anche un'ora in ritardo. E quello mi fa arrabbiare. Cioè, se abbiamo appuntamento, passino i 5-10 minuti, che già comunque sia possono A me dà già dare fastidio, fastidio, esatto, mi dà. però l'ora di ritardo no, cioè, dai, non si fa, un'ora no, è mancanza di rispetto, secondo me. E tu cosa diresti? E io potrei dire che sono un po' fissato con l'ordine, mi piace. Non sono particolarmente ordinato, però mi dà fastidio, magari, non so, le auto messe in divieto di sosta che ci sono in Italia, parcheggiate sui marciapiedi. Mi dà fastidio il caos che c'è nelle nostre città, ecco. E quindi da questo punto di vista sono più tedesco. E tra l'altro, un'altra cosa che ho trovato che negli ultimi tempi mi dà fastidio è il fatto che non sopporto la gente che parla a voce troppo alta. E tipo sui treni, qui vige totale silenzio, Qui sono anzi morti, cioè non bisogna proprio. parlare. Però in Italia alle volte alcuni urlano, alcune signore, alcuni signori urlano magari anche al telefono in una maniera folle. Io invece mi diverto, E quello mi dà ascolto. fastidio, cioè alle volte mi fa venire mal di testa. No, io no. Sono vecchio e tedesco da questo punto di Io vista. invece sono più italiana perché quando sono veramente sui treni tedeschi dico. Zitta tu la punta di Skype. Altra domanda, cioè mi è capitato di trovare un tedesco particolarmente estroverso. Posso dire che, per esempio, nel mio ambiente di lavoro io ho alcuni colleghi comunque che sono molto, molto cordiali, molto amichevoli. Con uno parlo particolarmente, questo è proprio chiacchierone, e da quel punto non sembra tedesco. Però ne ho conosciuti anche altri, non solo nel mio posto di lavoro. C'è, per esempio, uno che lavora da Matteo nel doposcuola ed è molto amichevole, molto gentile. No, ce ne sono di persone carine. Chiaro che in Italia tendiamo a essere di più estroversi e in percentuale lo siamo di più, però ce ne sono anche qua. Allora, un'altra domanda è quando tornate a Torino? Io ci tornerei domani, ma purtroppo non si può, quindi sicuramente la prossima estate, speriamo prima. Penso sia inteso a casa, nel senso di tornare qualche tempo, non a vivere. Sì. Quest'anno, tra l'altro, ci sono stato anche io a Torino. E ci siamo trovati con Valentina e con suo papà e siamo andati a vedere il Museo del Cioccolato. Il cioccolato del Gianduia, che tra l'altro è un museo molto molto nuovo che aveva appena aperto e si trova in centro. Aspetta. E quindi abbiamo fatto un bel giro, abbiamo visto un po' di cose. È un bellissimo Semmai vi museo. metto qualche clip. Sì, davvero, il Gianduia è un profumo spettacolare. Matte, ma quale museo? Cos'è il bello del museo? Qual è la parte più bella? Assaggiare fondente, cioccolato normale al latte e cioccolato bianco, c'è anche molto buono. Ma a te, ma è tutto per terra, pure mio. È un bellissimo museo, un po' defilato purtroppo perché è neanche ben segnalato ed è un peccato perché meriterebbe davvero. Comunque Torino ha una città, ha una storia legata al cioccolato molto lunga, no? Comunque una tradizione Vero? anche culinaria proprio di cioccolato ed è un peccato che non Dove è stato venga a inventato il Gianduia? E Torino. i cremini? A Torino? Sì, a Torino sono stati inventati i cremini, i gianduiotti, il bicerin, vabbè il Il bicerin è bicerino è famoso. classico. E tanta roba veramente. Confermo, i Gianduiotti sono spettacolari, io li adoro. Sì. Quindi ragazzi, siamo illuminati dal Signore. A noi piace fare questi video, grazie per le domande.
interessanti, varie. Spero che siamo stati abbastanza esaurienti. Se avete ancora altre cose da chiederci, scrivetecelo pure sotto nei commenti. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo buona giornata, buon proseguimento e ci vediamo in un prossimo video. Continuate a seguirci. Mi raccomando, like, iscrizione e come sempre. Come sempre. Tutto quanto. Ciao, ciao ragazzi.